non sono grossissimi, ma accanto ai vari componenti trovate questi oggettini qua. Non sono grossissimi, guardate, qui avete i diodi di resistenza, i condensatori ceramici e ci sono soggettini. Molto rari, cioè, nel senso che non sono così frequenti, non è frequentissimo trovare gli induttori in un circuito da cablare. Nulla, tutto questo. Questi sono gli induttori. Certo, ne esiste anche una versione SMD. Questi sono induttori, ma gli SMD si assomigliano tutti. Comunque alla fine sono un po' questi qua. Vari tipi, questi qua sono invece through-hole, pin through-hole, ecco. Com'è fatto un circuito dove ci sono queste cose qua? Il circuito è fatto per esempio così. Può avere una resistenza, un condensatore e poi una bobina, un altro condensatore, un diodo e un'altra resistenza. Per esempio, questo qua può essere circuito. Questo è R1, questo è R2, questo è C1, C2, questo è L1 e questo è D1. Okay? Quindi abbiamo un induttore, due condensatori, due resistenze al diodo. Questo è il nostro induttore. Ma quando è in SMD, il simbolo è sempre uguale sulla scheda o no? No, lì sulla scheda, visto che non c'è tanto spazio, troverai scritto magari L1, ok? E poi nella distinta ci sarà R1, che ne so, 5 kΩ, L1, 100 mH, ok? HR, scritto prima, R si misura in R, il simbolo è HR, o solo H, scusate un attimo, mi viene il dubbio, perché l'età avanza, R. Solo H, se infatti allora R è H. E anche qui generalmente si usano i milliherri, milliherri, generalmente sono milliherri, millesimi di herri, però comunque